Il vero amore esisteva nelle guerre mondiali, o meglio ai tempi delle guerre mondiali, oggi no. Ecco, se c'è una cosa che voglio far sapere al mio pubblico di YouTube, ma anche chi non è mio pubblico di YouTube, riguarda il fatto che secondo me, secondo Leandro, il vero amore era quello che c'era ai tempi delle guerre mondiali. Parliamo degli anni 30, 40 e anche prima, quindi dei primi del Novecento. Perché, punto interrogativo? Perché all'epoca non c'erano, diciamo così, mezzi di distrazione di massa come la TV, non c'erano programmi diseducativi che secondo me sono come tali, e soprattutto non c'era niente a livello economico. La gente si accontentava di quello che aveva, e anche perché c'era una profondissima crisi economica che si era venuta a ingenerare. Come ho detto in esordio di questo video, non c'è dubbio, secondo la mia opinione, e ripeto, secondo la mia opinione, che il vero amore era quello presente ai tempi delle guerre mondiali. È inutile negarlo, è inutile dire no, non è così. Perché non c'era niente effettivamente, non c'erano economie, o meglio possibilità economiche buone, floride, cospicue. La gente si accontentava di quel poco, di quel pochissimo che aveva, non voleva di più, e soprattutto si ritrovava in una condizione economica disagiata. Perché secondo me esisteva l'amore solo, il vero amore solo nei tempi delle guerre mondiali, no? Quando c'erano i conflitti mondiali. La risposta è semplice: perché c'era una mancanza di cose a livello economico, finanziario, davvero molto profonda. La gente si accontentava di quello che trovava, si accontentava di quel poco che aveva, e quindi ci si accontentava anche della persona che si trovava. C'era il vero amore, quello era. Non c'era opportunismo come oggi, come vediamo oggi, in cui secondo me non c'è, e ripeto, non c'è il vero amore. Il vero amore è pura utopia, pensarlo e quindi ipotizzarlo. Il vero amore esisteva secondo me ai tempi delle guerre mondiali, dei due conflitti mondiali. Ecco, quello forse era il vero amore. E perché dico questo? Perché andatevi a vedere la pellicola, il film intitolato Iona, che visse nella balena. Ecco, c'è una scena in cui Anna e Max, che sono la coppia, genitori di Iona, di Giona, che dir si voglia, devono fare sesso, devono fare l'amore, e chiedono al figlio di allontanarsi, di restare un po' da solo, perché effettivamente hanno bisogno, come giusto che sia, in un matrimonio, in una, chiamiamola, relazione amorosa tra uomo e donna, di stare un po' da soli, di stare un po' vicini, no? Tra di loro. Quindi chiesero pubblicamente proprio a Iona di farsi da parte, di rimanere accantonato da una parte, perché dovevano fare l'amore. Quello era il vero amore. Da questo esempio si capisce che quello era effettivamente, in concreto e non in astratto, il vero amore, quello concreto, quello che esiste tra due persone, ma non quello di oggi. Quello di oggi si chiama, secondo la mia opinione, mero opportunismo.
io sono opportunista, io sto con una donna, o meglio una donna sta con me per opportunismo, punto. Non c'è, chiamiamolo, il sogno chiamato amore, legame tra due persone, tra due individualità umane. Ecco, questo è il fatto da dire. Questa è la mia opinione personale. Una realtà che di fatto può non piacere, ma che io mi sento di descrivere e di aver descritto in questo video per informare il mio pubblico e per confermare la mia teoria, secondo cui in concreto e non in astratto questa è la realtà dei fatti. Cioè, il vero amore è quello che nasce dal totale disinteresse. Nell'amore, come già detto in un mio video passato, io voglio che la persona stia bene, non le tappo le ali, non le tappo le libertà e soprattutto non mi approfitto di lui oppure di lei. Non cerco di approfittarmi di un altro essere umano. Questo è il vero amore. Ma oggi come oggi, il vero amore, l'amore vero, quello che si considera come vero amore, è mero opportunismo, è mero approfittarsi di un essere umano, di un'altra persona, punto. Questa è la mia opinione. Grazie, iscrivetevi, commentate al prossimo video di Aleandro, narratore italiano.